Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Avete già vissuto questa situazione? Questo è il marciume apicale dei pomodori. Adesso ve ne parlo un po' e poi vi faccio vedere il trattamento che faccio per evitare che altri pomodori, ormai questi sono andati, che altri pomodori possano fare la stessa fine. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale. Allora, io adesso l'ho tolto per farvelo vedere. In realtà avrei dovuto lasciarlo, ma dal momento che ne ho altri quattro malati per modo di dire, questo ve l'ho tolto per farvelo vedere. Il marciume apicale è una fisiopatia della pianta dovuta alla carenza di calcio. Ora possiamo avere un paio di situazioni, ovvero manca proprio calcio nel terreno, che è questo caso il mio, perché questo è un terreno mai coltivato di riporto, molto brutto, molto povero, e questi sono i pomodori che mi sono avanzati, le piantine, per non buttarle, le ho messe in questo terreno, ma non ho fatto alcun trattamento preventivo su questo terreno, non ho dato concime, non ho dato niente, quindi quello che viene viene, insomma. E questo mi dà l'occasione per parlarvi del marciume apicale. Quindi la prima causa è che proprio nel terreno manchi il calcio. La seconda causa invece è che il terreno è ricco di calcio, insomma ha la giusta quantità di calcio, ma la pianta per un motivo o per l'altro non riesce ad assorbirlo, quindi i frutti non riescono a maturare, si forma questa parte nera sul fondo del frutto, sul fondo del pomodoro, col tempo poi necrotizza, cioè diventa duro e sopra si forma una sorta di muffa. Il pomodoro a questo punto sì, si può tagliare, mangiare la parte buona, ma si possono buttare perché non valgono più niente. Io onestamente cosa faccio? Taglio la parte rossa buona, la do alle galline, mentre la parte malata la butto via. Perché la pianta non riesce ad assorbire il calcio? Può essere anche dovuto alle forti piogge. Oppure abbiamo sbagliato l'irrigazione, abbiamo dato le secchiate d'acqua e questo anche può essere il risultato. Quindi anche in questo caso, se vi posso dare un consiglio, l'irrigazione a goccia è la cosa migliore. Poi ovvio, se qui come un mese fa ha piovuto per una settimana, ci possiamo fare ben poco, insomma. Cosa si può fare in questo caso qui? Questi ormai non li salviamo più, questi ormai sono malati, malati per modo di dire perché non è una malattia della pianta, è una fisiopatia, io dico malati per comodità. Questi ormai li possiamo lasciare su, lasciamo che il problema si concentri su questi pomodori qua e speriamo che i prossimi non abbiano lo stesso problema. Nel frattempo diamo del calcio fogliare. È un concime, in questo caso della Cifo, è a base di calcio e magnesio, ma ne trovate di qualunque altra marca ed anche bio. Questo è un composto specifico per risolvere le fisiopatie dovute alla carenza di calcio e magnesio. Si irrora direttamente sulla pianta, sì, ovviamente si miscela, si irrora sulla pianta, sulle foglie, sui frutti, in ore serali, e ovviamente non deve piovere dopo, sennò perdiamo tutto quanto. Qua ne vanno 30 mg su litro di acqua e il ciclo va ripetuto ogni 10-12 giorni. Io di solito lo ripeto per 3 volte. Devo essere sincero, gli altri anni ho sempre risolto con questo prodotto. Adesso vi faccio vedere come lo miscelo, poi aspettiamo che vada via il sole, così che i fiori si possano chiudere, perché se non li tocchiamo è meglio, non succede nulla, ma se non li tocchiamo è meglio. E poi lo irroriamo con la nostra nuova pompa elettrica. Ho dimenticato di dirvi prima che quando i pomodori verdi, come vi ho fatto vedere prima, sono soggetti a quella fisiopatia, cioè hanno la parte inferiore nera, detto anche culo nero, sedere nero, botta nera, come lo vogliamo chiamare, quei pomodori matureranno molto prima degli altri, diventeranno rossi molto prima degli altri, quelli di quelli sani. Quindi non ci rimanete male, se come me gioite per avere un pomodoro rosso, andate a vedere, poi sotto è tutto marcio, quindi può capitare. Allora, 30 mg a litro, metterò circa 6 litri e metterò quindi 6 tappini, perché ogni tappino per me sono circa 30 mg, visto che qui a meno di metà ne ho 18, andiamo a occhio, ho già mosso prima, visto che forse non ho 6 litri, ne ho 5, bastano 5. Ora c'è ancora il sole, quindi dobbiamo per forza di cose attendere. Questa pompa è una pompa elettrica della AMA, è a batteria. Non so se è già uscito il video. Fatto sta che probabilmente nel video vedrete anche questa scena in cui irroro i pomodori. L'ho già utilizzata 4-5 volte, mi sono trovato benissimo. Terminerò il video di questa pompa probabilmente proprio con l'irrorazione di questo calcio fogliare. Quindi scusatemi se vedete la stessa scena in due video diversi. È una 16 litri, ne ho messi 5, spero che mi bastino, se no rifarò il trattamento. Bene, adesso che è andata giù la luce, almeno in questa parte di campo, posso irrorare tutta la pianta.
Allora, con il trattamento che sto facendo adesso, vi ho mostrato un attimino la comodità impagabile di questa pompa, ma come di tutte le pompe elettriche, per carità. Bene, come avete visto, l'irrorazione della pianta è veramente semplice, si fa veramente tutta la pianta. Mi raccomando, la sera, se no facciamo danni. Ecco qui. Come vi dicevo, i pomodori colpiti restano neri e non li salviamo. Quelli che sono buoni restano buoni, i prossimi dovrebbero salvarsi. Lì aspetto a farlo perché c'è ancora il sole. Ne ho ancora uno. Perfetto. In questo caso l'assorbimento del magnesio e del calcio avviene per via fogliare. Ovviamente quello che cade per terra viene assorbito dal terreno, ma l'azione principale è fatta per via fogliare. Come vi dicevo, va ripetuto 2 o 3 volte a distanza di 10 giorni, una volta dall'altra. Bisogna farlo in orari serali e pregare che non piova la sera, se no dobbiamo rifarlo il giorno dopo. Ovviamente non vi posso far vedere i risultati, perché sennò dovrei aspettare altri 20 giorni per farvi vedere se ci sono pomodori sani o meno. Io vi dico, l'anno scorso e 2 anni fa con questo prodotto ho risolto, ma più o meno. Un po' con tutti i prodotti fogliari si ovvia al problema del calcio che manca o che non è stato assorbito, ecco, tutto lì. Bene, è tutto per questo video. È stato un video molto semplice, molto breve, ma spero utile, perché quello del marciume apicale è un problema che colpisce tutti. Non vi ho detto all'inizio del video, ci sono pomodori un po' più sensibili di altri, generalmente sono quelli allungati, come San Marzano, quelli sono più sensibili di altri a questo fenomeno. Io personalmente, come vi dicevo, ho smesso di comprarli e di coltivarli perché per me è un grosso problema. Poi negli ultimi 2 o 3 anni ho risolto un po' col calcio fogliare, ma poi ho continuato a non comprarli, quindi mi trovo bene con altre qualità. Bene, spero che questo video vi sia stato utile per risolvere i vostri problemi se li avete. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.